Buonasera, io credo possiamo iniziare a presentare il libro, il terzo libro, almeno che io sappia, di Ettore Pietrabissa, Il doppio leone, una storia di banche e di mafie. Io devo confessare che apprezzo il lavoro che fa Ettore, perché scrivere può essere abbastanza facile. L'ho fatto anch'io, lo faccio tutti i giorni, se scrivere un libro non è una cosa impossibile. È molto più difficile scrivere un romanzo. Un romanzo ha bisogno di una storia che regga, che racconti una vicenda che si arricchisce via via di elementi, abbia una struttura solida, un'architettura che le permette di andare avanti. Ha bisogno di personaggi che vengano delineati, che intervengano, che interagiscano tra loro. E dunque non è facile, secondo me, scrivere un romanzo. E apprezzo il fatto che una persona come Ettore, che ha fatto e fa altro nella vita, abbia deciso a un certo punto, a meno che questi libri non fossero messi in un cassetto e scritti in adolescenza, abbia deciso di cimentarsi in una cosa molto faticosa, che è faticosa per sé e che obbliga l'autore a presentarsi agli altri, a aprire delle porte, delle chiavi della propria vita. E nel libro precedente c'era molto di autobiografico. Io credo che ci sia moltissimo anche qua, in alcuni accorgimenti che sceglie di introdurre nella storia. Quindi complimenti per chi a un certo punto della propria vita decide di arricchirla con esperienze diverse, anche offrendo agli altri pezzi della propria vita. E poi nel libro ci sono anche soluzioni originali, da un punto di vista tecnico, che io ho apprezzato. Perché il libro è una storia di banche e di mafia, scrive nel titolo. Io non so perché, poi sarà una cosa che ci spiegherà l'autore, perché banche e mafie in maiuscolo. Ma una serie di accorgimenti, di soluzioni originali. Una è ogni volta che conclude un capitolo, il capitolo si conclude con una forma grafica diversa, con un carattere grafico diverso, si passa al corsivo e lì parla il doppio leone. E poi c'è un elemento che ho apprezzato molto, che accompagna tutto il racconto, che è quello dei libri. Così che io avrei in realtà allungato un po' il titolo e avrei scritto Il doppio leone, una storia di banche, di mafia, di coltelli e di libri. Perché sono gli elementi che uniscono la narrazione. C'è la banca, un luogo dove Ettore ha lavorato per tanto tempo. E dove lavora il protagonista di questa storia, o dove il protagonista di questa storia viene chiamato a lavorare. E la banca è un crocevia centrale, decisivo, nella trasformazione della natura della criminalità organizzata e in questo caso della mafia. È luogo dello scambio di denaro sporco, di riciclaggio, e la finanza che permette non solo di alimentare l'economia, ma di dare sostanza ai nuovi intrecci, alle nuove traiettorie della globalizzazione criminale. Serve quindi la banca, e lì è il luogo dove si racconta gran parte di questa vicenda. C'è Palermo nel racconto, con una frase che a me ha colpito, una descrizione molto efficace per chi sta a Palermo, chi è vissuto a Palermo, chi entra a Palermo o in altre città siciliane, percepisce qualcosa che a me è sembrato descritto bene ad un certo punto nel libro, in cui dice: Palermo è tutto più confuso, più indistinto, è coperto di omertà di ogni genere, la vischiosità palermitana, ma è anche la vischiosità di questo intreccio che c'è nella società, in alcune aree della comunità nazionale, tra la malavita, tra la cultura mafiosa e la vita civile, la comunità civile. Manca un elemento che probabilmente è implicito nel racconto. C'è la finanza, c'è la banca, c'è l'intreccio col potere, ma manca la politica, quasi dato per scontato ormai, come se ad un certo punto nella storia, nell'evoluzione dell'organizzazione mafiosa e in generale delle grandi organizzazioni criminali, il rapporto perverso e malato con la politica sia ormai scontato. La premessa ad aprire
ai rapporti con la finanza, con la grande economia. E poi dicevo, ci sono i libri, che secondo me non sono soltanto i libri di Guido Savi, che è il protagonista di questo romanzo, ma sono evidentemente i libri di Ettore Pietrabissa, sono i libri, la sua formazione intellettuale, il percorso che ciascuno di noi fa leggendo alcuni libri che restano formativi, che rimangono in tutta l'evoluzione della propria esistenza, e che secondo me servono in questo caso e all'autore e al protagonista a diventare compiutamente cittadino, che si oppone e diventa protagonista di una forma di partecipazione alla lotta contro la criminalità. C'è una frase che leggevo in questi giorni, non solo perché è l'anniversario della strage di Capaci, ma che è legato anche a questo romanzo, una frase di Falcone in cui a Falcone chiedono ma perché lei fa tutto questo? E lui risponde in maniera semplice, ma poi non è una forma banale, una risposta banale, lo faccio per spirito di servizio. E in fondo nel racconto di Ettore c'è l'impegno personale dell'autore, ma l'impegno di Guido Savi, che sceglie di non andarsene da Palermo quando le cose si complicano e diventano drammaticamente serie, quando emergono i coltelli e si capisce, e qui, come dire, chi avrà la voglia e l'interesse a leggere scoprirà perché, e sceglie di restare a Palermo, sceglie il suo impegno di non sottrarsi all'impegno civile, all'impegno contro la criminalità, contro la pervasività della mafia, che entra nelle banche, sta nella politica, entra anche in altri luoghi. E io credo che l'elemento che può, come dire, tenere insieme la discussione che faremo, può essere ancora una volta una frase di Falcone, il quale dice una cosa che apparentemente è in contraddizione rispetto al titolo che è stato scelto da Ettore e a tutto la trama della narrazione. Perché la mafia, in qualche modo, è il doppio leone. E invece Falcone dice una cosa diversa che io pongo come elemento di discussione con i nostri, con la signora Pamela Villoresi, con il presidente Saverio Mannino e Pierpaolo Pacini. Dice, o diceva Falcone, se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una prova, una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia. È la mafia dentro di noi. Può essere questo il tratto per unire questa discussione, la domanda che io rivolgo ai miei interlocutori, ma intanto prima di far parlare il presidente Mannino do la parola a Pamela Villoresi che ci leggerà un brano. Sì, allora poi Ettore vi spiegherà il perché di questo brano, ne leggerò tre brevi parti, però vi voglio dire perché ho detto subito di sì quando mi ha chiesto di presentare questo libro. Allora, per le cose che mi accomunano, intanto diciamo che Ettore ha deciso finalmente di tirare fuori i suoi sogni dal cassetto e decide di passare la sua vita a scrivere bei libri. Bravo! Io ho scelto un mestiere che per tutta la vita ho cercato di realizzare i sogni nel cassetto. E i miei sogni, alcuni miei sogni nel cassetto, sono un'altra ragione che ci ha fatto conoscere, perché volevo fare un festival sulla spiritualità e che l'ho fatto, non lo faccio più perché non ce la faccio più a rapportarmi con le amministrazioni di questo paese e a rimetterci dei soldi, per cui non lo faccio più, ma per anni l'ho fatto e quindi ci siamo incontrate varie volte per questa ragione, quindi sempre sogni nel cassetto. E poi per questa sua nostalgia di un servizio allo Stato, di credere in uno Stato e di dedicarvisi. Una frase per tutte,
che ricorre in questo libro, triste quel luogo, quel posto che ha bisogno di eroi. Ecco, su queste cose io credo che si basi la nostra amicizia e il nostro agire nella vita, per cui non potevo mancare alla presentazione di questo libro. Grazie Pamela, insomma, mi sto vagamente imbarazzando di tutto quello che sta venendo fuori. Volevo soltanto brevemente individuare con voi le ragioni per cui insieme a Pamela abbiamo deciso di presentare tre pezzettini del libro, che rappresentano tre aspetti del tre possibili piani di lettura. Un piano di lettura è quello della vicenda malavitosa con appunto, come ha preannunciato Roberto, coltellate, sangue, assassini. Un secondo piano, su cui poi si diffonderà di più il magistrato Mannino, sono gli aspetti legati alla magistratura, agli interventi della magistratura, alla vita del magistrato in mezzo alla mafia a Palermo. E su questo sarà centrato il secondo pezzetto che poi Pamela successivamente al magistrato Mannino potrà leggere. Infine il terzo piano è il piano un po' metafisico che ha già ricordato Roberto. Ho immaginato il male immanente attraverso questa figura metafisica del doppio leone, poi se qualcuno avrà la pazienza di leggere capirà perché il doppio leone, da dove viene, eccetera, eccetera. E questo era un po' un piano di riflessione sulle radici del male. Adesso diceva Roberto, ricordando Falcone, la mafia dentro di noi. Secondo me è ancora più terribile della mia visione di mafia come male immanente, come male esterno, perché averlo addirittura dentro di noi è una visione veramente pessimista e quasi, vorrei dire, scatologica. Chiedo scusa se vuoi procedere. Quindi qui siamo nella vicenda, diciamo nel thriller, nel giallo. In una tempestosa giornata di fine giugno, Paolo Randazzo è a Villa Abate, un centro affacciato sulla costa tirrenica, immediatamente a est di Palermo, di Palermo. Ha un appuntamento con una persona che conosce bene, che considera degna della massima fiducia e che potrebbe aiutarlo a dissipare alcuni dei dubbi che lo stanno tormentando e ad orientarsi fra le evidenze emerse dalla sua indagine. Vuole vederci chiaro, senza pregiudizi, pur se si rende conto molto bene che sta rischiando di aprire una porta potenzialmente davvero pericolosa. Anche se Paolo e la persona che deve incontrare lavorano entrambi nell'istituto di credito meridionale, tuttavia hanno di comune accordo deciso che il colloquio avvenga fuori dalla banca, per evitare di sollevare interrogativi. L'incontro, secondo gli accordi, deve avere luogo a Villa Abate, sul piccolo promontorio che si affaccia sul mare e che la via Messina Marine separa dall'abitato. Quel lembo di terra è abbandonato da tempo e reso del tutto brullo dai venti intrisi di sale che lo battono senza requie, ed è quindi molto adatto per un contatto che è bene tenere al riparo da occhi indiscreti. Il cielo è insolitamente grigio. Un impetuoso vento di maestrale freddo, nonostante la stagione ormai quasi estiva, spinge il mare a formare onde imponenti che vanno a infrangersi sugli aspri scogli. Gli spruzzi salati volano nell'aria come una pioggia sottile. Paolo si guarda intorno, ma non vede ancora nessuno. Volta le spalle alle case del paese, si siede su un masso, guardando il mare infuriato. Il sibilo del vento e il fragore della risacca gli impediscono di sentire lo scricchiolio della ghiaia sotto le scarpe che si stanno avvicinando. Randazzo, buongiorno. Con un soprassalto Paolo si alza in piedi e si volta. Impiega qualche secondo per rendersi conto che la persona che ha pronunciato il suo nome non è quella che attendeva. L'uomo non gli dà il tempo di pronunciare una sola parola. Mi dicono, Randazzo, che lei stia ficcando il naso dove non dovrebbe, così. Ma che
balbetta Paolo. Ah, la vedo imbarazzato, giovinotto. Devo davvero pensare così male di lei? La voce assomiglia al basso ringhio di una bestia feroce. Istintivamente Paolo sfiora con una mano la tasca dei pantaloni in cui ha ripiegato i fogli da mostrare alla persona che avrebbe dovuto incontrare e che ora comprende. Lo ha tradito. La mossa non sfugge all'uomo. Le spiace darmi quello che ha in tasca? Subito, la prego. Il tono continua a essere calmo, quasi suadente, poco più di un sussurro, ma terribilmente minaccioso. Non prova a dire randazzo, ma immediatamente si interrompe. Ha visto comparire nella mano destra dell'uomo di fronte a lui il micidiale leccasapone. L'antico coltello palermitano a serramanico, letale per la lunghezza e la penetrante forma affusolata della lama, da sempre noto come il coltello dei banditi. La mano sinistra dell'uomo si infila bruscamente nella tasca di Paolo e ne trae i fogli inutilmente nascosti. Tenendo Paolo sotto la minaccia dell'arma, l'uomo scorre brevemente le carte, poi guarda di nuovo il giovane in faccia. Credo che lei si sia condannato da solo, randazzo. Ma che gliel'ha fatto fare, Amonì? Capisce che ora non me lascia alcuna scelta, è vero? Paolo indietreggia lentamente, strisciando i piedi per non inciampare nelle rocce affioranti dal terreno. È terrorizzato, non sa assolutamente come uscire da quella situazione drammatica. L'uomo sta puntando risolutamente il coltello in direzione del ventre di Paolo, tenendo gli occhi fissi in quelli del giovane. In quello sguardo si leggono odio, minaccia, volontà di uccidere. Arretrando, randazzo è giunto sul limitare della lingua di terra quando improvvisamente perde l'equilibrio e precipita all'indietro nell'acqua. Bene, cos'è, mi risparmio la fatica, mormora l'uomo. Battendo forte le gambe, Paolo riesce a tornare in superficie in mezzo alle onde che avanzano veloci dal mare aperto verso la terra. Non può vedere quasi nulla in mezzo al pulviscolo d'acqua sollevato dal vento e continua a inghiottire acqua salata ogni volta che un'onda gli passa sopra. Si sente trascinare verso gli scogli che, come sa bene, costituiscono un pericolo mortale. Cerca allora di dirigersi verso il largo, inizia a nuotare con tutte le sue forze per allontanarsi dalle rocce. L'uomo, che intanto è rimasto in piedi sulla riva, osserva attentamente, vuole essere certo che il mare sappia completare fino in fondo il compito che si era prefisso. Guarda impassibile il giovane che si dibatte nell'acqua fino a quando un'onda particolarmente violenta proietta il corpo di randazzo contro uno scoglio irto di punte aguzze. L'uomo sente l'urlo di dolore di Paolo attraverso il rumore dei marosi e vede l'acqua tingersi di rosso. Capisce che ormai la fine è vicina. Randazzo sta perdendo rapidamente le forze, le lacerazioni interne delle rocce taglienti lo stanno dissanguando. Altre onde scaraventano ripetutamente il giovane contro gli scogli finché quello che rimane è un povero corpo straziato, abbandonato alle correnti marine. L'uomo sa che ormai per Randazzo la fine è giunta. Si piega la lama del leccasaponi nel manico di corno e rivolge un'ultima occhiata alle spoglie sballottate dalle onde. Poi volta le spalle e si allontana, tornando verso l'automobile che ha parcheggiato pochi minuti prima sulla via Messina Marina, a qualche centinaio di metri dal piccolo promontorio affacciato sul mare. Bene, si comincia a capire perché i coltelli, no? Come i coltelli accompagnano tutta la vicenda di questa raccontata da Ettore nel libro. Presidente Mannino, il tema che a me piacerebbe che lei svolgesse, questo, se è legato alle frasi che diceva Falcone, con cui lei credo abbia lavorato in passato, e cioè se la mafia è una piovra, un cancro, invece qualcosa che dobbiamo rassegnarci a capire che ci rassomiglia. Rivolgo a tutti un saluto. Mi rimetto alla prefazione per quanto, per quel che io in generale penso di questo libro, alla prefazione che grazie all'amabilità di Ettore Pietrabissa ho avuto la possibilità di scrivere, a un libro
che costituisce, per cui costituisce per tutti un privilegio aver scritto l'introduzione, questa introduzione. E quindi do una prima risposta. Con Falcone io ero amico, non abbiamo lavorato, nel senso che io stavo in Calabria e lui stava in Sicilia. Io, come dicono la prefazione, ero amico di Chinnici, Rocco Chinnici, che è stato fatto saltare qualche tempo prima. Il Consiglio Superiore, che allora formava dei magistrati, un gruppo di magistrati siciliani e calabresi sul problema della mafia, che per la prima volta veniva esaminato a livello dell'istituzione rappresentativa della magistratura, aveva dato incarico in particolare in quell'anno a me e a Chinnici di stendere una relazione congiunta sulle diverse esperienze delle diverse associazioni mafiose. E quindi io, che ero più giovane, andai da Chinnici e lui mi presentò Falcone. Mi disse: ti voglio presentare un giovane collega che è appena arrivato e che è molto promettente. E mi presentò Falcone, con cui poi abbiamo avuto una lunga amicizia, tant'è che l'ultimo convegno a cui partecipò come relatore fu organizzato da me a Reggio Calabria. Quindi esisteva uno scambio culturale fra noi tutti. Conoscevo anche Borsellino meno bene, ma con Falcone il rapporto era molto, molto intenso. E così con tanti altri che io pure ho menzionato, ma con Giuseppe Ayala, con tantissimi altri, con Enzo Macri. Quindi praticamente era un gruppo di magistrati che si stava formando, Giuliano Turone e tutti questi altri. Allora, il problema, venendo al problema che mi poneva il dottor Mania, c'è un simbolismo per quanto riguarda la mafia, e il simbolismo è diciamo sia quello del leone, che è stato così brillantemente tirato fuori, no? Creato questo personaggio che è creato all'interno del libro, che è la personificazione del male. Questo leone che ha una testa, sono due leoni che hanno una testa unica e che hanno rappresentato nella concezione originaria i due nemici che aggrediscono, due nemici fra di loro che aggrediscono un terzo nemico di cui sono tutti e due, di cui sono entrambi nemici. E quindi sia questo accaduto nella Russia del tempo di pre-Moscovita, diciamo, quando nella capitale era Vladimir, sia poi a Sant'Antimo per quella che era la Toscana di allora, cioè uno degli stati dell'Italia del Medioevo che, come sappiamo, erano in continuo subbuglio, per cui si aggredivano reciprocamente con forme che potevano ricordare il doppio leone. Ad ogni buon conto, per quanto riguarda la mafia, il doppio leone rappresenta, dal mio punto di vista, come accostamento possibile, rappresenta le due facce della mafia, perché quando si parla di criminalità organizzata, bisogna intendersi, non è un'organizzazione generica, non è la mafia che si organizza, perché quelli sono forme concorsuali, cioè un delitto non individuale ma commesso da un gruppo, e queste sono raggruppamenti occasionali. Queste invece sono delle associazioni vere e proprie che hanno un metodo che consente loro, ed è questa la ragione del successo che hanno avuto e che continuano ad avere, la possibilità di operare contemporaneamente sul piano criminale e nell'ambito della società civile. È questo che rende la mafia forte, cioè questa infiltrazione. L'infiltrazione che penetra profondamente nella cultura, per cui è un fenomeno riflesso. Cioè non è la società che produce la mafia, ma è la mafia che inquina profondamente la cultura. Come questo simbolo del doppio leone di Ettore Pietrabissa è perfettamente compatibile, secondo me, con quanto disse Falcone. Falcone parlò di piovra, perché è un fenomeno parassitario. È un fenomeno parassitario perché è estorsivo, attecchisce proprio nelle zone più ricche, perché è lì che interviene l'estorsione, che controlla. Ecco, anche il chiedersi perché la banca, ma la banca è il cuore dell'economia, la banca è il ganglio fondamentale da aggredire da parte della mafia, e la mafia ha un parallelismo di attività rispetto a quello della società civile, nella quale si inserisce e si infiltra.
dove riesce stabile, per cui è il disinquinamento che è difficile e che non è compito né della magistratura né delle forze di polizia, perché non è, è un lavoro specifico che può essere rimesso soltanto alla classe politica, che purtroppo non solo non dimostra di avere, di avere i requisiti per affrontarla, nel senso che ormai questa crisi della lotta alla mafia rientra, sempre a mio sommesso avviso, rientra nella crisi generale della nostra rappresentanza politica. Cioè in pratica non si fanno più programmi, ci si presenta sulla base di avventurismi, si improvvisa, di improvvisazioni, abbiamo delle avventure politiche che non si capisce su che fondate. E destra e sinistra sono sparite, ma non c'è da rammaricarsene, non c'è da gioirne che siano sparite, perché in realtà destra e sinistra rappresentavano dei programmi, rappresentavano degli schieramenti che erano rappresentativi delle forze sociali in competizione, creando una base programmatica che consentiva di non fare la politica alla giornata come si fa adesso. Per disinquinare, occorrono dei programmi politici, e la politica non solo non li formula, ma addirittura ci sono fenomeni di collusione continui che poi trovano rispondenza nelle norme del codice, per esempio riciclaggio, voto di scambio. Io credo che voto di scambio sia un reato che abbia cittadinanza soltanto si concepisca soltanto in una società profondamente inquinata dalla criminalità, e quindi i programmi contro per estinguere la criminalità non ci sono. Cioè, ed è questa una situazione politica in cui o noi ci poniamo il problema di eliminare definitivamente dalla società ogni forma criminale, questa e tutte le altre, perché così soltanto si può garantire la convivenza civile, oppure noi facciamo una scelta diversa, e la scelta diversa è quella di convivere, e quando si convive con la mafia naturalmente si lascia l'inquinamento costante e si espongono i cittadini a delle malversazioni che poi si risolvono nel loro complesso in una forma di accentuazione dell'arretramento di determinate zone, perché sono forme parassitarie che impediscono lo sviluppo, pregiudicano la libera concorrenza, non consentono un'espansione, tant'è che questo è il riferimento che Savi e quindi Ettore Pietrabissa colgono nella realtà siciliana, perché qui si tratta proprio di disinquinare l'istituto di credito siciliano, cioè, se posso dirlo, io ci ho visto il Banco di Sicilia. Non so se sono nel vero, ma mi sembrerebbe che sia proprio il Banco di Sicilia. Non solo lei. Allora, ho l'impressione che anche, non sono certissimo, ma la descrizione della sede dell'Istituto Credito Meridionale coincida, almeno mi è parso, con quello del Banco di Sicilia, quindi, a Palermo. Mi faccio dire una cosa, ma l'impressione che io mentre le parla di fatica, di disinquinamento, di decadimento della progettualità politica, è come se lei dicesse se questa partita l'abbiamo persa, e mentre lei parlava io pensavo come il modello virgolette criminale si sia via via esteso in altre parti della penisola, inseguendo anche qui Falcone, inseguendo i soldi, e l'impressione che io ascoltandole è che lei, data la forza della criminalità organizzata e la debolezza della politica, veda ormai il prevalere della prima rispetto alla seconda. Quasi un atteggiamento a me non pare di osservare un panorama in cui queste forme di criminalità siano scomparse. Non sono scomparse, sono lì e sono sempre più potenti. Cioè fanno parte ormai della vita quotidiana, nessuno si aspetta che scompaiano. Non solo, ma noi abbiamo fatto uno sforzo, il legislatore ha fatto uno sforzo, fra mille morti che ci sono stati, ha fatto lo sforzo di creare questa associazione di stampo mafioso, e l'associazione di stampo mafioso praticamente ha avuto un'applicazione qui adesso, per esempio per Mafia Capitale, tanto per parlare dei problemi, per parlarne con esattezza e con la franchezza che la situazione gravissima che noi stiamo attraversando esige. Cioè praticamente noi non...
non fronteggiamo adeguatamente questo fenomeno, e quando non si vince si perde. Se non va avanti non è che rimane nello stesso posto, torna indietro. E quindi sostanzialmente ormai noi abbiamo quattro regioni che sono in mano alla mafia. Sono la Calabria, la Sicilia, la Puglia, adesso la Puglia, no? Con la Sacra Corona unita, e la Campania tradizionalmente. La Campania che è tornata in auge, dove praticamente tutte le volte si va a arrestare uno c'è una sollevazione. I carabinieri sono aggrediti, la polizia è aggredita. A me non pare che questo sia un fenomeno di scarsa vitalità. Poi, d'altra parte, vengo anche nei giorni scorsi, io vado periodicamente a Reggio Calabria, dove ho un appartamento, il mio vecchio appartamento di famiglia, e lì vedo che c'è una presenza mafiosa massiccia. Cioè praticamente le imprese, anche le imprese pulite, perché io penso che la massima parte delle imprese non abbia, vorrebbe poter vivere senza questo fenomeno, questo peso, questo parassitismo, questi parassiti che si inseriscono, e però non viene coinvolta. Non è possibile, la diffusione è talmente radicale che non è possibile operare economicamente senza che ci siano, senza venire a patti. L'impresa del nord è venuta a patti già da tantissimo tempo, anzi li ha addirittura agevolati, perché sono le imprese mafiose sono entrate negli elenchi delle imprese, negli elenchi degli appalti, per esempio, sono entrate anche grazie all'appoggio. Io ho fatto un processo su Palmi, su una questione della diga sul Menta, un fiume vicino Rosarno, fra Rosarno e Gioia Tauro, e lì in sostanza c'era il rappresentante nei primi tempi non si capivano. Allora il rappresentante dell'impresa, l'appaltatore, il rappresentante degli appaltatori, andava lì a parlare e si presentava uno da lui e gli diceva: ma a lei quanti camion servono? Questo diceva: ma tu chi sei? Ma lei è imprenditore, lei ha i camion, ha la società? Dice: no. E allora lei come fa? Dice: ma no, mi dica lei quanti gliene servono. Questo dice: ma lo mandò via. Dopodiché, dopo gli cominciarono a saltare le cose, allora lui capì che si doveva rivolgere a loro. E quindi è andato questo. Allora, da allora in poi tutte le imprese venivano giù e dicevano: chi comanda qui? E allora andiamo lì. Noi abbiamo condannato a Reggio Calabria, il tribunale ha condannato per tentativo di estorsione uno che si era presentato in un cantiere. Si era presentato lì e aveva detto: ma è così si apre un cantiere? Uno, senza andare a vedere, senza prendere i necessari contatti, si apre un cantiere così, con tanta disinvoltura. E allora era stato denunziato e noi lo abbiamo condannato. Fino abbia fatto questa storia non lo so, ma comunque abbiamo ritenuto questa dimostrazione del fatto che una certa un'aggressività della magistratura, nel giusto io credo, perché la prova può sembrare labile, però questo qui non era nessuno e si presentava nel cantiere a dire: ma voi dovete prendere i contatti, quindi era uno che aveva, diciamo, introdotto una spirale criminale, e per questa ragione è stato condannato. Quindi voglio dire, non è che si stia, però è proprio l'istituzione che non può farcela, perché fa processi che riguardano fatti già verificati, ci sono delle istruttorie che soprattutto nei processi indiziari sono lunghe, e quindi poi ora con i termini di prescrizione che sono stati abbreviati i processi importanti non si fanno più. Che io vorrei dire, c'è una bella differenza fra il processo lungo, è chiaro, i termini per condurlo però possono essere abbreviati, che un reato venga perseguito in relazione all'allarme sociale che suscita mi sembra una cosa compatibile col fatto che il processo non sia eterno, quando nel processo si mettono dei termini cogenti molto precisi. Quindi secondo me accomunare le due considerazioni non mi sembra un discorso molto, molto serio. Però voglio dire, dobbiamo decidere la condotta da tenere. Questo è, io credo di poter concludere così questo mio intervento. Se poi mi si darà la parola su qualche altra cosa, cercherò di rispondere. Ma io non voglio concluderle soltanto con una questione, con una considerazione così di carattere generale. Certo, sono pessimista, dottor Magnetti, sono pessimista, no? Non posso essere ottimista così come stanno le cose. Soprattutto, per esempio, noi ci battiamo da tempo per dire: legalizziamo la droga,
può sembrare una cosa poco, una scelta poco commendevole, ma non lo è in realtà, perché noi abbiamo le carceri piene di drogati. I drogati devono stare nell'ospedale, non devono stare, sono malati. Noi, perché i grossi spacciatori si servono dei piccoli per il piccolo spaccio. E oltretutto noi, io si può avere l'impressione, io non voglio dirlo, perché si può avere l'impressione che proprio il discorso di permettere la droga costituisca una specie di valvola di sfogo data alla criminalità per distrarla dalle estorsioni e da tutte le altre attività che diventano necessariamente, compresi i sequestri di persona, che sono diventati, a fronte della droga, degli introiti che la droga assicura, sono diventate delle attività meno lucrose, quindi meno convenienti. Insomma. Quindi dobbiamo fare delle scelte. Non voglio concluderle soltanto dicendo questi discorsi di carattere generale, che spero non abbiano annoiato l'uditorio, ma vorrei concludere parlando del libro, parlando dell'autore, il quale è un uomo di cultura che accomuna una sensibilità creativa notevolissima, perché sono veramente estemporanee le sue creazioni, con diciamo una formazione di carattere istituzionale e professionale che gli permette di introdurre anche gli elementi dello Stato, come diceva la nostra Pamela Villoresi, a cui non do titoli perché ce li ha, perché si presenta già come un titolo di per sé. È un uomo che rappresenta profondamente il costume, e lo ha fatto nel primo volume, che era quello dell'Arrembaggio, l'ha fatto anche in questo, con una capacità di descrizione dell'ambiente che diciamo è effettivamente molto, molto, perché accanto alle belle notti di Palermo, le notti fantastiche di Palermo, piene di suggestione, piene di fascino, e poi rappresenta una realtà vischiosa, ma la realtà è vischiosa perché non può non esserlo con questa criminalità infiltrata. Quindi io devo dire che apprezzo molto questo lavoro di Ettore Pietrabissa e lo raccomando alla lettura, perché è davvero di grande interesse sotto tutti i profili. Grazie. E mentre cresce l'imbarazzo di Ettore Pietrabissa, Pamela Villoresi invece ci legge il secondo brano. Mi tocca di nuovo fare una piccola introduzione, visto che è stato sollevato un sospetto che è vero. In sala ci sono tre amici e due amiche che hanno condiviso con me un lungo tratto della mia attività professionale, esattamente quando ho lavorato al Banco di Sicilia. Fortunatamente, questo è un romanzo di pura invenzione, e fortunatamente nessuno di noi cinque ha mai avuto neanche lontanamente la possibilità di correre i rischi che sono indicati per Guido Savi nel romanzo, e ne siamo molto sereni. Devo dire che la percezione che ognuno di noi ha avuto lavorando in quegli anni probabilmente è quella stessa che avrebbe avuto lavorando a Credito Italiano o al Banco di Roma, e forse in quegli anni il Banco di Roma era più dubbioso del Banco di Sicilia. Detto questo, cosa succede? Che in quegli anni si sono accumulati nella mia memoria alcuni ricordi abbastanza significativi di vita, di Palermo, della banca in cui lavoravo, della vita delle persone. E seguendo i suggerimenti che ho letto di diversi scrittori importanti, ho ritenuto di inserire diversi di questi ricordi nel libro, perché come diceva uno di questi scrittori di cui ho letto un simpaticissimo libretto sull'arte di scrivere, che è Raymond Carver, nulla assume più veridicità di quello che scrivi di quello che tu hai realmente vissuto. Allora, di tanto in tanto ci ho infilato un pochettino di ricordi personali che danno un po' di spessore e di vivezza alle cose che ho cercato di scrivere. Quello che adesso Pamela ha deciso di leggere è un breve brano. Lì in effetti c'è stato un punto di particolare interesse e di particolare emozione per me all'epoca, perché un giorno, io molti 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 anni fa, avevo il ruolo di
assistente personale, guardaspalle, sotto pancia del vertice della banca. E un giorno fui chiamato dal grande capo che mi disse che Giovanni Falcone aveva chiesto di poter accedere ad alcuni documenti riservati e mi officiava come ufficiale di collegamento, trasmettitore stupido di questi documenti e di sostegno materiale al magistrato che voleva vederli. Nel libro sembra che questi eventi sono ripetuti, una grande familiarità, in realtà furono 2-3 episodi in cui venne Falcone e un po' nei modi in cui sono descritti nel libro e io gli ho passato queste carte, l'ho aiutato a capirle e poi se n'è andato. E una volta, una di queste 2-3 volte andò un po' lungo e allora chiese di mangiare qualcosa insieme, feci venire da Mazzara un po' di pasta con le sarde, 2 cannoli e una birra e ci siamo messi nel roof garden della banca, che è esattamente quello che viene descritto qui, perché non ho fatto un grande sforzo, ho descritto il Banco di Sicilia della fine degli anni Ottanta. Mangiando per la prima e unica volta si è lasciato andare, perché è sempre molto, molto attento, molto severo, molto sulle sue, ma non in maniera antipatica, perché chiaramente aveva bisogno di mantenere riservatezza, ci mancherebbe altro. E lì è stata l'unica volta in cui abbiamo un pochettino parlato, un pochettino chiacchierato, e gli ho chiesto il suo punto di vista, ovviamente, su che cosa, la cosa più banale, come vede la mafia, cosa significa la mafia per lui, come faccio a capire se è un fenomeno mafioso o meno. E ho cercato di riportare qui nel libro, esattamente con la massima fedeltà possibile, la summa delle chiacchiere che ho fatto in quella volta e forse un'altra volta con Giovanni Falcone. In particolare mi colpì molto quando io gli chiesi: dottor Falcone, ma lei sta facendo una vita terribile, come ha fatto a decidere di fare una vita che la priva di una vita personale, di una vita familiare e che presumibilmente, perché lui lo sapeva benissimo che non sarebbe uscito vivo dall'avventura. E brevissima parentesi, riporto qua nel libro anche un dialogo con un tassista che mi capitò veramente, e mentre mi portava passavano le macchine con la scorta di Falcone e questo tassista si è voltato verso di me e mi ha detto: lei non è palermitano, ma questi sono morti che camminano. Ed è una frase terribile, perché era la filosofia generale della città era che questi erano morti che camminavano. E Falcone, alla mia domanda, ma come hai fatto a deciderti a prendere una strada di questo genere, ha risposto come ho cercato di riassumere e come adesso Pamela vi leggerà. Alla memoria di Savi si riaffaccia anche una vecchia intervista che ricorda di aver letto alcuni anni prima. Discorrendo con un magistrato trapanese, più volte minacciato dalla mafia e costretto a una vita blindata in una prospettiva di continui timori di attentati alla propria vita, il giornalista aveva posto una domanda fin troppo ovvia. Lei, giudice, è considerato un eroe, tutti la considerano un personaggio straordinario che si dedica a combattere il crimine organizzato mettendo a repentaglio la vita, ma come è arrivato a scegliere questa missione così pericolosa? Vede, è stata la pacata risposta. In realtà io non ho mai davvero scelto questa strada. Cioè, che non c'è mai stato il giorno in cui ho deciso, pianificando in questa direzione la mia carriera, di combattere una guerra da cui, lo so bene purtroppo, ho poche probabilità di uscire vivo. E le dico di più. Se a 20 anni avessi immaginato che un giorno mi sarei trovato in questa situazione, forse avrei interrotto gli studi di giurisprudenza, sarei passato, che so, a medicina, chimica. Il fatto è che sono entrato in magistratura, come tanti colleghi, pensando ad una ordinata, onorevole carriera al servizio della giustizia, e per anni ho seguito la mia strada senza scossa né problemi particolari, finché un giorno, improvvisamente, mi sono trovato di fronte ad una scelta che fino ad allora io non avevo considerato.
Quel giorno ho dovuto per la prima volta decidere se affrontare a viso aperto un crimine chiaramente mafioso, assumendomene i rischi conseguenti, o se voltare gli occhi dall'altra parte e passare il fascicolo ad un collega. Ecco, quello è stato il momento per me del cambiamento di passo. E ho deciso di tenermi quel fascicolo. Come vede, non sono andato consapevolmente a cercare di compiere atti di eroismo, non mi passava nemmeno per la testa. Ma il fatto è che al momento buono io non ho potuto fare a meno di procedere secondo il giuramento, non ho potuto fare a meno di procedere secondo il giuramento di fedeltà che un giorno, tanti anni fa, mi ha impegnato con lo Stato. Ammesso e non concesso che io sia un eroe, vuole definirmi allora un eroe per caso? Vuole definirmi un eroe riluttante, va? Scelga lei come meglio le viene. A Savi questa intervista era rimasta impressa e oggi comprende ancora più in profondità le parole di quel magistrato. Ora si rende conto che probabilmente molti atti eroici passati alla storia sono stati il frutto non di stoiche decisioni assunte a freddo da superuomini senza paura, ma di scelte rese quasi inevitabili da circostanze sovente impreviste, soprattutto non cercate. L'atto di eroismo, pensava Savi, acquista così un valore ancora maggiore, perché vuol dire saper trovare in sé, malgrado tutto, la forza morale necessaria per restare a testa alta ad ogni costo e non voltare le spalle quando ci si rende conto di essere rimasti l'ultimo argine tra la barbaria e le persone che ci hanno affidato la loro serenità. Pacini, tocca a lei, che finora noi abbiamo visto il racconto adesso, deve cambiare adesso, è molto impegnativa, deve cambiare spartito, passare dalla mafia, cose molto importanti, esatto, e passiamo invece è molto seria alla allora, parte io, della scrittura, sì, diciamo, ma non lo farò, lo dico subito, perché dopo tutto queste cose molto importanti e molto serie, e siccome ho promesso a Ettore che non sarei stato buono, uno tra di noi quindi non farò non dirò quello che volevo dire, ma dirò altre cose che ho pensato mentre. Quindi andiamo sull'improvvisazione, che è un grande rischio, ma. Perché la prima cosa che mi domandavo mentre sentivo parlare queste persone importanti, ma io qua cosa ci faccio alla fine? Teatro della Toscana. E allora credo che sia giusto, e questo mi permette di riallacciarmi un po' anche a quello che volevo dire, che non dirò, spiegare perché e come ho conosciuto Ettore Pietrabissa. Venne deciso di presentare il suo libro, L'ospite d'onore lava i piatti, e doveva essere fatta una presentazione al Teatro Niccolini a Firenze. Quindi si pensava di fare questa presentazione un po' classica, tipo questa, con un'introduzione, avrei fatto il moderatore. E quando lessi il libro, però, rimasi molto colpito e pensai che era quasi una partitura teatrale, che poteva essere pensata. Per cui proposi al direttore, Marco Giorgetti, dice, ma perché non facciamo uno spettacolo? E soprattutto, perché non chiamiamo Ettore Pietrabissa a recitare, a fare l'attore, visto che ci volle un po' convincere Ettore, perché insomma forse si rendeva anche conto, però venne fatto questo un vero spettacolo, venne ridotto, fatto una riduzione, c'erano tre personaggi,
i due autori, è un libro scritto a due mani, e un attore che in qualche modo faceva il interpretava delle parti che erano state individuate, che potevano essere dei passaggi. Quindi la ragione per cui decidemmo di fare questo esperimento, che andò molto bene, fra l'altro, fu perché era un testo teatrale. Oggi posso e voglio confessare a Ettore che in realtà io lo feci soltanto perché ambivo a questa gioia di poterlo vessare durante le prove, crudelmente, per mi occupare della regia di questa. Ma lui si rivelò... In quella settimana me ne fate di tutto. Sì, sì, lui fece una settimana vera di poi insomma, avere Petrabissa una settimana, 8 ore al giorno, a ripetere le frasi, ma fu molto, molto disciplinato, devo dire, e anche fece un buon lavoro. A volte dovetti anche trattarlo un po' male per stimolarlo sulla, come fanno i veri registi, sulle parti più creative. E questo fu la ragione dell'incontro. Mi parla di questo libro, lo leggo e io penso che ancora una volta in questo libro si evidenzia una caratteristica che faceva sì che quell'altro fosse un libro teatrale, come questo secondo me è un libro cinematografico. E cioè Ettore ha un modo di scrivere per cui i personaggi si vedono, cioè si identificano. Leggendo non si ha l'idea, e non è una questione di descrizione fisica, è che come se questi personaggi si formassero via via nel libro, ma si formano fisicamente, non soltanto psicologicamente. Questa è la ragione per cui io, posso dirlo, credo, sono contento e credo che sia giusto che questo libro verrà tradotto in inglese e che un tentativo, credo, di farne una sceneggiatura probabilmente dovrà essere fatta e verrà fatta. Questo per me è l'aspetto più interessante, più importante, a parte la settimana in cui ho avuto Petrabissa sotto mano per poterlo vessare come attore. Ma ci sono due cose, a questo punto poche cose che vorrei dire, che sono le caratteristiche tecniche di cui avrei dovuto parlare. La prima, questo romanzo ha una caratteristica che è quella che si sa subito non come va a finire, ma si sa subito qual è una situazione, cioè subito la scena clou, dall'inizio. C'è un cattivo che uccide e noi da lì in poi dovremo scoprire chi è. Questa tecnica, che quando funziona è molto buona, però richiede una grande attenzione nello sviluppo, un tempo si diceva drammaturgico, cioè della scrittura, perché non si può sbagliare niente. Cioè nel momento in cui io metto a punto un episodio, lo descrivo, c'è il cattivo e da lì poi parte la storia, quindi io in qualche modo rivelo che c'è un ambiente in questo caso che è l'ambiente dell'omicidio, tutto deve essere estremamente coerente, non si può sbagliare. L'altra cosa che avrei detto e che non dirò, ma che a questo punto invece dirò perché riguarda, ne parlava la Mania, questo discorso dei libri, che è una delle cose più interessanti probabilmente di questo testo. Perché i libri non hanno, quando lo leggerete capirete, il protagonista ogni giorno sceglie un libro, in francese si chiamano i libri da comodino, che lo accompagna durante la giornata. La scelta di questi libri però non è una scelta soltanto stilistica, cioè che ci dà un'indicazione delle caratteristiche del personaggio, cioè sicuramente un uomo colto, un intellettuale, ma ci dà anche un'altra qualità che io non so, non sono sicuro che Ettore sappia, che è una sorta di gelatina, è un colore. Io ho studiato con Orazio Costa Giovangigli, che è stato il più grande pedagogo, e lui diceva sempre che all'interno di qualunque scena, di qualunque romanzo, di qualunque pièce teatrale, esiste quella che lui chiamava la temperie,
che è una temperatura, è un colore. Noi adesso siamo qua, stiamo parlando a luce neutra, se improvvisamente la luce diventasse un blu scuro, l'atmosfera qua dentro cambierebbe, indipendentemente da quello che io sto dicendo, da quello che ci stiamo dicendo. Ecco, quei libri utilizzati da Ettore hanno secondo me questa valenza, cioè riescono a dare la possibilità di leggere in maniera meno diretta, ma a mio giudizio più profonda, la situazione emotiva di quello che avviene. Descrive emotivamente quello che succede. È una cosa che ripeto, forse è un mio delirio, però l'ho trovato molto, molto, molto forte e molto interessante. E per questo motivo c'è un capitolo finale dove c'è la lista dei libri. Secondo me non è una bibliografia, ma offre la possibilità di rileggere a un livello diverso la storia. Se voi, quando leggerete questo libro, avete voglia di divertirvi, poi quell'ultimo capitolo, quel capitolo bibliografico, leggetelo con attenzione, pensando a quello che avete letto nel romanzo, e capirete come là dentro ci sia un'altra traccia, un secondo livello, che è estremamente interessante. L'ultime due cose. C'è un capitolo che mi è piaciuto molto, che è quello del rapimento. Lì non penso che ti abbiano rapito, quindi quello è stato è stata un'opera di fantasia. Perché... Stai facendo dello spoilerato. No, c'è questo capitolo molto ben scritto, però siccome sicuramente si parla molto di questo aspetto, come posso dire, cronachistico e anche individuale, però sul rapimento non credo. E lì si dimostra che, perché è un capitolo molto ben scritto, che un talento il dottor Pietrabissa per scrivere ce l'ha vero, perché è uno dei capitoli che funziona meglio. Non è facile scrivere un qualcosa riguardo al rapimento, è un altro delle zone dove il rischio di fare cose brutte è altissimo, come il discorso che dicevo prima di iniziare subito e mettendo in luce cos'è l'aspetto della cattiveria che si va a evolvere durante il racconto. E poi avrei una domanda io da fare a Ettore, e mi perdonerai, tanto poi non mi inviterai mai più. Allora, quando molti anni fa io seguivo un corso di drammaturgia a New York, avevamo un professore molto importante, il quale ci diceva sempre, quando scrivevamo qualcosa, where is the romance, dov'è la storia d'amore? Qui Ettore di storia d'amore ne infila addirittura due, di cui una, vabbè, ancora, ma della seconda, senza voler togliere niente alla vibrazione erotica che io sento dentro questa vicenda, la domanda è, così avrete anche voglia di leggervi questo libro più di quanto già non ne avete, ma con Patrizia come va a finire? Nel prossimo libro. Ecco. Detto che la vibrazione erotica la senti solo tu, Pierpaolo, perché io confesso una clamorosa timidezza in queste cose, e adesso dirò una frase mezza volgare, ma la addebito al mio amico Santi, al quale feci leggere in anteprima un po' di questi pezzi. Dico, ma ha senso questa parte un po' così tra innamorati, ok? E lui mi ha detto, guarda, sembra una trombata al telefono, per dire che purtroppo la mia, come dire, timidezza di scrittura mi impedisce di scrivere cose veramente significative. Allora, la domanda che lui ha lasciato sospesa deriva da un'intrusione dell'editore, perché questo libro è stato scritto in modo totalmente indipendente dall'arrembaggio. L'interprete nella versione originale si chiamava Franco Laghi, altro personaggio, altra età, altre logiche, eccetera, eccetera.
E dopo che l'editore ha letto e fatto leggere il libro, mi ha detto, ma sì, andiamo avanti, però perché non fai in modo che si cominciamo a costruire una sorta di saga? Quindi cerca di fare in modo che questo libro sia una sorta di prequel dell'arrembaggio che si svolge a metà degli anni 2000, tra il 2007 e il 2010. Questo si svolge intorno al 1990, fanno un prequel. Me ne sono stato convinto, quindi mi è toccato fare un lavoro defatigante di destrutturazione e ristrutturazione, dove c'era Franco Laghi diventa Guido Savio, ho dovuto rivedere problemi anagrafici e varie cose. Ci ho messo il capitolo iniziale che in qualche modo cuce i due romanzi, dopodiché mi sono trovato con un problema non facile da risolvere, e cioè qui lui sta, anzi, nella versione originale, convolava giuste nozze la mia domanda non è più di qui, con la Patrizia. In realtà poi nell'arrembaggio che ho scritto 3 anni fa, lui è sposato con una certa Paola e ha 2 figli. Quindi dico, come diavolo faccio? Immaginando di fare questo libro ambientato a metà anni 90, che poi nei prossimi mesi cercherò di buttare giù, come faccio a passare da un fidanzamento barra matrimonio del 1992 con una certa Patrizia a un matrimonio consolidato con figli nel 2005 con una certa Paola? E allora ho tolto tutta la parte che si avvicinava al matrimonio, lasciando in sospeso questo amorazzo più o meno indefinito, perché mi riservo nel libro in mezzo di trovare che in qualche modo litigano, la lascia e lui incrocia questa Paola, però la devo fare già tipo vedova con figli perché sennò non mi torna, che si innamorano e si sposano. Ecco, diciamo che... Quindi voi capite che la creazione... Questo è... Le strade più straordinarie. È l'orrendo esperimento che dovrò fare, rendendo credibile se ce la faccio. Giustamente... lo so, dovrò... Ma vedi che mi accreditano delle... oppure, che ne so, oppure faccio finta che... quest'ultimo pezzettino, quindi, che Pamela ha scelto, è sul terzo livello, se vogliamo, di lettura del libro, la parte un po' metafisica, per cercare di far sentire questo male che aleggia al di sopra di noi, che permea la società, non solo palermitana, tant'è vero che appunto questo ectoplasma aleggia un po' ovunque, ho immaginato questo doppio leone che in qualche modo compare, che assume una vivezza plastica magari, non rimane soltanto una scultura a Sant'Antimo, una scultura sulla facciata della cattedrale di Vladimir in Russia, e ogni tanto compare e gestisce come entità sovrannaturale, appunto metafisica, il male che si sta generando e che porterà che porta alle vicende di Guido Savio e successivamente all'eccidio di Capaci e all'eccidio di Borsellino, che sono un po' poi il coronamento del libro. E c'è questo pezzetto che Pamela ha deciso di leggere. No, volevo dire 2 piccolissime cose, poi ve lo leggo. Uno, che con l'affatto che sembra una scopata al telefono ci ha naturalmente incuriosito ancora di più, perché al telefono si dicono delle cose che poi non è detto che si realizzino, che uno, voglio dire, ci abbia la faccia di realizzare per davvero, per cui cioè, dice sembra una scopata al telefono, chissà che me. E poi invece è molto carino il fatto che quando si scrive sempre si deve tenere conto delle committenze, di problemi, di far quadrare le cose, per cui si scrive anche la storia in funzione. Mi è venuto in mente, scusate, una piccola parentesi, ma mi diverte molto. Tutti la locandiera pensano che sia veneziana, invece è toscana, come ben saprai, e la locanda è ambientata a Firenze. Infatti quando ho fatto la locandiera l'ho fatto sentire che era a Firenze. Ma perché? Perché Goldoni scriveva per la sua compagnia. Infatti, non so, nel Campiello c'è tutte le vecchie
e non sei vecchi, perché le vecchie non recitavano, sopra una certa età le donne non potevano più recitare, per cui se i caratteristi li metteva a fare le donne non c'aveva più gli uomini, erano tutte vedove. E anche nella locandiera andò così, perché al debutto dello spettacolo loro potevano recitare solo per carnovale, poi dopo dovevano smontare per la quaresima, e la prima attrice veneziana c'aveva i fumi, era l'amante del produttore, e i fumi vuol dire che rompeva di molto le scatole. Allora a un certo punto c'aveva fumi, decisero di interrompere le repliche, di non so cosa stessero facendo, credo proprio la Pamela Nubile, qualcosa del genere. E allora c'era la seconda attrice, che era toscana, la caratterista. Allora Goldoni al volo ha scritto La locandiera, ambientando la locanda in Firenze e mettendo anzi tutti quelli che frequentavano la locanda a seconda della provenienza degli attori, il marchese di Forlimpopoli, poi c'era un'attrice siciliana, una romana, poi c'era, vabbè, il conte dal Malviva, quindi siamo Napoli e poi Siena, ecco, quindi certe volte la necessità a far virtù, questo promette bene, te lo volevo dire. Allora, è notte e i due grandi leoni di pietra calcarea che da due secoli montano la guardia al cancello d'ingresso del parco della Favorita sono immersi nel buio. L'atmosfera è calma e serena. Non una nuvola copre la luna, mentre le stelle brillano lontane e fredde nel cielo. Per tutto il giorno, una bella domenica di sole in pieno gennaio, i due felini hanno visto schiere di palermitani oltrepassare l'antico cancello di ferro chiamato la Porta dei Leoni, sormontato da aguzze punte di lancia, per addentrarsi nel grande parco che costituisce il vasto polmone verde della città, proprio sotto Monte Pellegrino. Ora anche gli ultimi visitatori sono usciti e il parco è assolutamente silenzioso. Improvvisamente una breve vibrazione dell'aria sembra interrompere la calma della notte. I due leoni avvertono il messaggio portato dalla leggera brezza, quasi un preannuncio di violenza. Un lieve colpo di vento penetra nelle folte criniere e i due musi si levano verso il cielo a usmare l'aria. Un fremito increspa la pelliccia dei due animali quando l'inconfondibile odore del sangue raggiunge le narici. Qualcosa li sfiora per un istante, poi tutto si acquieta. Ora l'atmosfera intorno è di nuovo perfettamente calma, del tutto immobile nel silenzio notturno. I due leoni sanno che il loro feroce fratello maggiore è giunto con il vento, nascosto dal buio profondo del cielo. E ora il doppio leone è immobile, celato alla vista di tutti da una fitta cortina di alberi nel parco della Favorita. I due grandi leoni sanno che il loro mostruoso fratello è venuto per uccidere e che il loro compito è di vegliare sul suo riposo dopo il grande balzo da Sant'Antimo a Palermo. Bene, grazie. Noi immaginavamo di aprire la discussione con voi, però prima avremmo il piacere che il professor Francesco Mercadante, professore emerito di filosofia del diritto, venisse a, come dire, arricchire questa discussione con qualche sua riflessione. Sono lieto di questa presentazione che mi sono goduto intensamente, perché
di altissima qualità. Non bisognerebbe mai perdere un'occasione per ascoltare Pamela Villoresi che ti prende la pagina, anche grezza, anche non fosforescente, e te la fa brillare come un astro notturno. Complimenti ancora. Ma io sono qui con una, diciamo così, spina che mi ha attirato, perché è il primo libro in cui trovo tra le fonti Salvatore Satta. Una cosa incredibile. Leggo mediamente una trentina di libri al mese e mai mi è accaduto questo miracolo. E quindi un Ettore Pietrabissa, che è sostanzialmente un lettore di largo respiro, ma non minuto, ma non da cattedra, ma non recensore, per così dire, che ti fa un po' la cronaca, il repertorio e così via. Salvatore Satta, e che cosa di Salvatore Satta? L'invettiva alla moglie, il notaio, il grande notaio. Tu sei al mondo perché c'è posto. Ma lo sentite? Tutto il retroscena di una frase simile e della fine che fa la sposa per una frase simile. E forse Pietrabissa non lo sa, che noi non avremmo Satta senza quella madre. E soprattutto, io non so se Pietrabissa sa che il giorno del giudizio è forse il libro del secolo. È il libro del secolo per qualità letteraria. L'ho detto ai Lincei. Ed è negli atti dell'Accademia dei Lincei. Ora io qui non voglio parlare di mafia, perché respiro dall'aria della mafia da quando avevo 5 anni e mio padre mi insegnava a riderci dinanzi al mafioso, a non turbarmi, a non prendere sul serio la definizione acroamatica, aria che cammina, a raccogliere come una boutade quella del prete di Mazzarino che entrava in farmacia, guardava il figlio del farmacista e gli rivolgeva la parola in questi termini: dottore, che bello sto figlio, pare vivo. E a quello gli veniva il brivido. Questo è, che cosa? Il colore, la macchietta. La mafia è una cosa seria. Io mi sono occupato di mafia del clero. E non voglio dire, non solo è vero, un libro sulla mafia. Sa, ma fate leggere. Non so se mi spiego, lo dico.
Pietramissa è uno scrittore che non conosco, consacrato alla sua pagina, ma qualcuno gli poteva dire che la pagina volta la liscia, e se non glielo dice nessuno che ci stanno a fare, quindi che glielo dovrebbero dire. Italo Calvino a Leonardo Sciascia che lo diceva e lo faceva soffrire, e anche da quello Sciascia ha preso quello che doveva. Ora questo signore che io ho la fortuna di conoscere soltanto da questa sera sicuramente è in carriera, non smetterà di scrivere. Quelli che gli sono amici. Direi di lasciamo sudare le sette camicie, ho fatto un arrivo. Scambio di idee con qualcuno di voi, se ha domande. Domande, riflessioni, avendo detto che qui tra noi. Se non ci sono, veniamo qui. Credo che Ettore possa andare a casa tranquillo e felice, nonostante la critica finale. Grazie a tutti. Arrivederci.